Bentornati ragazzi, sono Giovispo dello staff di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player review di Rafinha IF. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti, passate da Bitcoins FIFA, troverete il link e il codice coupon Malati15 qui in descrizione per avere il 4% di crediti in più. Rafinha è un centrocampista brasiliano del Barcellona e questa è la sua versione in form, con un più 2 di rating. Io ho provato la sua versione NIF e mi era piaciuta, ma questa sua versione mi è piaciuta ancora di più. Il valore che per me è stato migliorato è il suo tiro, un 73 sulla carta che sembra molto di più in game, almeno un 80 perché in aria sbaglia poco. Specifico ragazzi, in aria, perché da fuori è tutto l'opposto. È quasi impossibile fare gol fuori area con questo giocatore. Parlando di numeri, ha un 77 di piazzamento, 71 di finalizzazione, falso questo valore perché in game sembra più alto. Potenza tiro 77 che ci sta, 76 tiro dalla distanza che sembra più basso e rappresenta assolutamente una pecca, 72 tiro al volo. Nelle clip vedrete un tiro al volo di destro, quindi si sente anche la quarta stella piede debole, visto che è mancino. Ed infine 69 di rigori. Abbiamo dunque il tiro in aria come pro e dalla distanza come contro. Una caratteristica molto interessante sono i suoi dribbling, tutti i tipi, stretti, con le skill a 4 stelle skill, quindi se sapete skillare vi troverete bene con questo giocatore, ed anche di velocità, della sua velocità parlerò a breve. Comunque ha un 84 per un 80 di rating, è veramente buono, suddiviso in 81 agilità, molto agile, lo si nota sin da subito anche muovendo semplicemente l'analogico, 71 di equilibrio, valore che mi stupisce perché in game sembra di più, 77 riflessi, 84 controllo palla e 86 dribbling. È un giocatore agile che sa tenere palla attaccata al piede e cade poco nei contrasti. Specifico, cade poco, non significa che non cadrà mai. Ho accennato nel dribbling la sua velocità, con 78 suddiviso tra 80 accelerazione e 77 velocità a scatto. Ha una buona velocità, ma non eccessiva, che non rappresenta un punto forte in questo player. Ha una partenza non proprio veloce, però una 80 è una buona velocità massima. Non è proprio altissimo come valore, sicuramente non giocherete poco di velocità con questo giocatore. Veniamo ai passaggi. Diciamo che mi sono trovato bene con tutti i tipi di passaggio, però ho considerato come pro i suoi passaggi corti, perché in pratica me ne sbagliava pochi, erano davvero quasi perfetti, quasi non perfetti perfetti, diciamo erano buoni anche i suoi 1-2, ma erano quasi perfetti i suoi passaggi corti, non gli altri tipi. Ha un 78 di passaggi con 81 visione, 72 di cross e 75 di passaggi lunghi. Questi due valori sono bassi se mettiamo a confronto il suo passaggio corto, 84 sulla carta, che in game lo si sente tutto. Poi ha un 70 di effetto e 62 precisione su punizione. Vi sconsiglio di battere punizioni e calci d'angolo con lui perché non li sa battere bene. Anche rigori vi sconsiglio di battere. L'ultimo valore che analizzerò è il suo fisico, premessa che viene aiutato molto dalla sua agilità, ma si nota anche che riesce a vincere qualche contrasto, ma non proprio di forza, più grazie all'agilità, e infatti la sua forza rappresenta un contro. Specifico, non è che proprio li vince i contrasti, riesce a non cadere nei contrasti. Ha un 69 di fisico con 67 elevazione, 80 resistenza e 72 forza. Forza che secondo me manca a questo giocatore perché sembra molto molto gracile, nonostante sia alto 1,70 m, non è proprio forte, diciamo. Riassumendo, pro tutti i tipi di dribbling, agilità, passaggi corti, tiro in aria
e il prezzo aggiornato al 12 febbraio 2015 contro Forza Fisica, Calci Piazzati e Long Shots. Poi abbiamo il suo voto, che io gli ho dato un 7,5. Il suo prezzo l'ho messo tra i pro perché oggi che sto registrando è il 12 febbraio ed si aggira sui 24.000 crediti PlayStation e 29 Xbox, quindi per quello che è in grado di fare è sicuramente giusto il suo prezzo. E se volete un IF in squadra che costi poco e che vi dia qualche soddisfazione, ve lo consiglio. Dunque ragazzi, il video della player review termina qui. Se volete vedere altre player review, iscrivetevi al canale, mettete mi piace a questo video. E dunque ragazzi, qui è Joey Spot, vi saluta e vi ringrazia.